La lezione di oggi si propone di approfondire la nostra conoscenza dei numeri. Parliamo dunque di insieme dei numeri razionali e insieme dei numeri irrazionali. Razionali e irrazionali sono due insiemi totalmente separati. Non hanno nessun elemento in comune, ma uniti formano l'insieme dei numeri reali, che è lo spazio numerico dell'algebra. Conosceremo l'algebra quando avremo finito di studiare l'aritmetica. E apro adesso una veloce parentesi. Adesso dovrei parlarvi anche dei numeri positivi e negativi, che sono appunto i numeri di cui si occupa l'algebra. Però in questo momento mi interessa parlare del valore quantitativo dei numeri, perciò lasciamo da parte il segno del numero e ci penseremo più avanti. Torniamo allora ai nostri due insiemi, cominciando dai numeri razionali, di cui, come vedete, fanno parte anche i numeri interi, cioè i numeri che non hanno la virgola. L'insieme Q, cioè l'insieme dei numeri razionali, è formato da tutti i numeri che sono il risultato della divisione tra due numeri interi. Vediamo qui infatti, prendiamo un numero appunto generico, un numero razionale, lo chiamiamo Q, dall'iniziale proprio del nome dell'insieme dei numeri razionali. Benissimo, questo numero è razionale in quanto è il risultato della divisione tra due numeri interi. Vedete, A e B sono due numeri interi e il numero Q è il risultato della divisione tra questi due numeri, o se vogliamo considerarlo come frazione, è la frazione A fratto B. Infatti, noi possiamo dire che l'insieme dei numeri razionali di fatto corrisponde, è uguale all'insieme delle frazioni. Q, il simbolo di questo insieme, è stato scelto in quanto l'iniziale della parola quoziente, che è il risultato della divisione. Il nome razionale invece deriva dalla parola latina ratio, che significa rapporto o anche calcolo. Come al solito, facciamo alcuni esempi numerici. Vediamo il primo. 8 fratto 2, 8 mezzi, è un numero razionale perché abbiamo detto è una frazione, ma se io la calcolo, questa divisione, 8 diviso 2, ottengo il numero intero 4. Quindi tra i numeri razionali, come abbiamo già detto, compaiono i numeri interi. Del resto, qualsiasi numero intero, ad esempio il numero 5, io posso pensarlo come la frazione 5 fratto 1 o come la divisione 5 diviso 1 e quindi appunto qualsiasi numero intero è di fatto un numero razionale. Prendiamo adesso una frazione vera e propria, in questo caso 9 quarti è una frazione impropria che corrisponde al calcolo 9 diviso 4. Eseguendo la divisione appunto otteniamo il valore 2,25 e cioè quello che noi chiamiamo un numero decimale limitato, cioè un numero decimale, un numero con la virgola che però ha un numero finito di cifre decimali. Anche i numeri decimali limitati quindi sono dei numeri razionali. Un altro esempio è 14 noni, che corrisponde al calcolo 14 diviso 9. E se noi eseguiamo questa divisione come ci hanno insegnato le maestre, vedremo che il risultato ci presenta un resto che non diventa mai 0. Di fatto abbiamo una serie infinita di cifre decimali. Questo resto però si ripete sempre uguale a se stesso e la cifra decimale che noi otteniamo è appunto sempre uguale a se stessa. Abbiamo una serie infinita di 5 che si ripetono. In questo caso noi parliamo di numero periodico semplice, quindi un numero decimale, quindi con la virgola, che ha un gruppo di cifre decimali, che noi chiamiamo periodo, che si ripete all'infinito. In questo esempio abbiamo 1 che è la parte intera del numero e per quanto riguarda la parte decimale abbiamo il periodo, il 5, che si ripete all'infinito. Come scrittura semplificata e compatta, usiamo questa barretta sopra il periodo, appunto sopra la parte decimale che si ripete. Un altro esempio è 3 ventiduesimi, anche questo è un numero razionale in quanto risultato della divisione 3 diviso 22. E in questa situazione noi però otteniamo, eseguendo il calcolo, 0,1363636. Quindi in questo caso otteniamo quello che noi chiamiamo un numero sempre periodico come prima, però un periodico misto, cioè un numero decimale che ha come parte decimale una parte, in questo caso l'1, che noi chiamiamo antiperiodo, che non si ripete, che è seguita dal periodo, la parte ripetitiva che si ripete all'infinito. In questo caso il periodo è 36.
Quindi ricapitolando, appunto, abbiamo che l'insieme dei numeri razionali è di fatto corrispondente all'insieme delle frazioni, quindi è un insieme che conosciamo già molto bene, ma a sua volta lo possiamo suddividere in due gruppi, i numeri interi e i numeri decimali, i numeri con la virgola, possiamo definirli anche così, che a loro volta possiamo suddividere in decimali limitati oppure decimali periodici, semplici o misti. Ora parliamo dell'insieme dei numeri irrazionali e qui mi trovo un po' in difficoltà. Partiamo dalla definizione. Allora, l'insieme I, questo è il simbolo, è l'iniziale proprio dell'insieme dei numeri irrazionali, è formato da tutti i numeri decimali, perché se fossero numeri interi sarebbero numeri razionali, quindi devono essere numeri decimali, le cui cifre decimali si succedono all'infinito, perché se fossero cifre decimali in numero limitato sarebbero ancora dei numeri razionali. E senza un ordine di ripetizione, perché se ci fosse un ordine di ripetizione sarebbero dei numeri periodici e quindi ricadrebbero nell'insieme dei numeri razionali. E quindi ripetiamo, l'insieme I, l'insieme dei numeri irrazionali, è formato da tutti i numeri decimali, le cui cifre decimali si succedono all'infinito, ma senza un ordine preciso di ripetizione. E qui, come vi dicevo, sono un po' in difficoltà perché è difficile trovare una caratteristica che questi numeri hanno in comune oltre a quella che vi ho detto. Posso però farvi un elenco, un esempio di questi numeri irrazionali. Ne vediamo solo alcuni. Ad esempio, molte radici quadrate, non solo radici quadrate, anche cubiche, anche radici quarte, molte radici quindi danno come risultato un numero irrazionale. Qui vedete, ho scritto che la radice quadrata di 2 è uguale a 1,414212135,62 e puntini puntini. Questi numeri si succedono all'infinito, quindi abbiamo cifre decimali infinite, però non siamo in grado di conoscere, di riconoscere un gruppo di cifre che si ripete all'infinito e quindi questo è appunto un numero irrazionale. Un altro esempio è la radice di 5 oppure la radice di 10. Due esempi invece che riguardano la geometria sono il pi greco, che ha a che fare con la circonferenza, e questo numero 1,6180, eccetera, che è la sezione aurea, un numero che è stato teorizzato nell'antica Grecia e che è un numero molto importante, ad esempio, in arte. Un altro numero irrazionale è il numero di Nepero, che però all'estero viene chiamato numero di Eulero, noi italiani ci siamo differenziati. Allora, riprendiamo il diagramma di Eulero che abbiamo visto prima e inseriamo alcuni degli elementi possibili. Non tutti però, perché anche se non l'ho detto prima, voi avrete già capito che tutti gli insiemi di cui ci stiamo occupando, i numeri interi, i razionali, gli irrazionali, sono insiemi infiniti. Allora partiamo dai numeri interi. Sicuramente c'è lo 0, poi abbiamo l'1, poi l'8, insomma un po' tutti i numeri che possiamo pensare che non abbiano la virgola. Poi vediamo gli altri numeri razionali, quelli che non sono interi. Abbiamo 9 quarti, li abbiamo già visto prima, quindi un numero decimale limitato. Poi abbiamo un terzo che corrisponde a 0,3 periodico, un numero periodico semplice. Oppure, ad esempio, 7 quindicesimi è 0,4 e 6 periodico. Questi sono alcuni esempi di numeri razionali. Vediamo adesso i numeri irrazionali, quindi abbiamo detto che alcune radici quadrate sono numeri irrazionali, quindi abbiamo la radice quadrata di 2, la radice quadrata di 5, abbiamo anche delle radici cubiche, abbiamo detto che le radici di qualsiasi indice possono darmi come risultato un numero irrazionale. E poi abbiamo anche questi altri numeri come il pi greco che non hanno a che fare con le radici. Come vedete, ogni volta che ci troviamo davanti a un numero con la virgola in matematica, preferiamo scriverlo in un altro modo, o come frazione o con altre tipologie di scrittura, anche simbolica, anche usando queste lettere greche, tipo appunto il pi greco. Nella prossima lezione, non ci occuperemo più dei numeri razionali e irrazionali in modo separato, come due insiemi distinti, ma li tratteremo come un unico insieme, e cioè come l'insieme dei numeri reali.